dall'intervento della dottoressa Benedetti viene fuori l'estrema fragilità non tanto di chi in qualche modo è portatore di invalidità civile, ma quanto del sistema, quindi un sistema che risulta fragile nelle risposte. Noi oggi siamo qui proprio per cercare delle risposte, chiaramente non le troveremo tutte, ma cercheremo in qualche modo di avvicinarci ad una qualche risposta generale proprio su questo tema e magari, chissà, elaborare un qualcosa che possa diventare un punto di partenza per spunti riflessivi nuovi. Allora, io adesso vorrei chiamare il dottor Raffaele Migliorini, che è un dirigente medico legale del coordinamento generale medico legale dell'INPS, per un altro intervento mirato, tecnico, specifico, proprio sull'argomento. E poi volevo chiedere la cortesia ai relatori successivi di fare un attimo una riflessione, se tutti possono restare qui fino a fine convegno, perché io poi ho bisogno di intervistarli, d'accordo? Quindi ve lo dico già sin d'ora, vi chiederei la cortesia, la pazienza, quando avete finito il vostro intervento, se potete, di restare fino alla fine. Se non potete, me lo segnalate, perché a questo punto anticipo l'intervista. Siamo pronti? Questa cosa è importante, scusate. Verifichiamo, sì, dottoressa Sozio. Dottor Migliorini, saluto e ringrazio per aver partecipato al convegno. Ci porterà le nuove linee guida proprio in materia di invalidità civile, per cui è veramente, sono veramente orgogliosa che lui faccia qui questa cosa, cioè che presenti proprio le nuove linee guida. Splendido, benissimo. Grazie allora. Allora, veramente ringrazio Maria Pia, io la chiamo Maria Pia perché ci siamo conosciuti. Veramente no, lei non mi conosceva, bisogna essere sinceri, io sono poco, diciamo, sono poco diplomatico, una cosa, le dico chiaramente, ecco, la schiettezza di cui veramente un elemento che abbiamo in comune proprio con Maria Pia. L'ho conosciuta perché a un certo punto mi dissero, io stavo in clinica oculistica, quindi ho iniziato una specializzazione chirurgica, e disse bisogna stare molto attenti perché adesso viene la dottoressa Sozio. Allora mi stupì perché cosa, non potevo stare a posto col camice se non ero, ed era un giovane studente, quindi l'ho conosciuta di fama, lei non mi conosceva ma io conoscevo lei. Vabbè. Dunque, ho sentito delle parole bellissime da parte della Presidente Benedetti, sì. Veramente mi ha colpito moltissimo. Scusate se io, ripeto, faccio questo overture in maniera un pochino meno così rigida e istituzionale. Perché anche a me sembra, e quindi è veramente doveroso dirlo, che molte sigle, acronimi, parole nascondano effettivamente quello che ha detto. Meno male che ho sentito finalmente per la prima volta le parole chiare. Grazie. Veramente la ringrazio, non di cuore. E quindi anch'io cercherò di essere chiaro, certo, anche chirurgico, nella mia esposizione. Perché dico questo? Perché concretamente ci vuole chiaramente un approccio pratico con le problematiche, cioè tu come fai veramente a cambiare il sistema? Ci sono molti modi, ma uno sicuramente è agire sull'aspetto della comunicazione scientifica e quindi incidere direttamente su quelle che sono delle problematiche, toccarle proprio con mano. Le linee guida che l'INPS ha emanato in questi anni sono le prime linee guida che un istituto previdenziale assistenziale europeo abbia mai emanato, cioè, e questa è una soddisfazione veramente tutta italiana. Perché? Perché ci siamo posti un quesito fondamentale, ne parlavamo proprio con la dottoressa Scominaro prima di Uniamo, cioè vivevamo tutti quanti in un ambito unico dove la, parliamoli francamente, se abbiamo sempre detto i termini di legge, la disabilità, l'invalidità, perché alcuni termini ancora rimangono, no? Parlavo prima della capacità, poi c'è la capacità lavorativa generica per quanto riguarda l'invalidità civile, quella semispecifica per quella previdenziale, non voglio entrare in tecnicismi di tipo medico legale. Il succo rimane questo, che alcune cose però devono essere affrontate in maniera pratica.
Allora ci siamo esposti perché abbiamo, congiuntamente con le società scientifiche, chiaramente, emanato queste guide, quindi il diabete mellito, la sindrome di Down, la patologia neoplastica, le fibrosi cistiche, la sindrome autistica, la labioparotoschisi, talassemia, treparacitosi, puntini puntini, moltissime altre. E abbiamo quindi attuato, e questa è una cosa molto importante, abbiamo focalizzato il nostro interesse su che cosa? Anche sul minore, e di questo voglio parlare, cioè di un argomento che certe volte per questo ambito assistenziale viene un pochino tralasciato. La nostra immagine dell'invalido, fra virgolette, è quella un po' di Seneca, senechiana, ipsa senectus morbus est, no? Per cui vabbè, è invalido perché se ne scende, insomma, il che non è neanche troppo vero, perché poi l'età anagrafica non coincide con quella biologica, ci sono dei misunderstanding notevoli. Malintesi, meglio dirlo proprio in italiano, dai, diciamo in italiano, dei malintesi spiacevoli, per cui il soggetto viene valutato in una certa maniera, però stranamente poi si tralasciano sempre qualcuno, perché un po' mi dai una caratteristica, no? Si va un po' a mode, cioè dice l'anziano, no? E il giovane, il bambino? Il giovane e il bambino hanno una loro dignità, che è una cosa fondamentale. Perché poi sì, è vero che si diventa anche vecchi, ma si è bambini. Allora, proprio su questo aspetto, avevamo capito che un aspetto, diciamo, uno dei punti da focalizzare era il collegamento con dei centri di eccellenza. E quindi ci siamo convenzionati col Meyer, col Bambin Gesù, col Gaslini di Genova, proprio per entrare in alcune problematiche che altrimenti chiaramente sarebbero state veramente complessissime. Voi immaginate delle commissioni che vanno a esplorare, parlavamo con la dottoressa Scopinaro della sindrome di Williams, piuttosto che altre mille sindromi, per cui le commissioni dovrebbero essere veramente l'Harrison, cioè il manuale della patologia medica in testa e sapendo districarsi. Cerchiamo quindi, abbiamo cercato un metodo di comunicare, di dare qualche cosa di usufruibile subito. E quindi abbiamo creato addirittura appunto un centro di collegamento a livello digitale, telematico, con questi vari centri di eccellenza, in maniera che le informazioni e il flusso avvenisse anche a livello del coordinamento. Perché? Allora, andando un pochino a scavare, abbiamo subito compreso che per il minore vi erano delle difficoltà interpretative e applicative, delle contraddizioni e delle specifiche norme. La legge del 71, la 118, recita: i cittadini minori di anni 18 che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Intese nella stessa norma applicativa, etichetta minore invalido, requisiti. Quasi che coincidessero. Poi abbiamo la legge del 90, la 289, e compare l'indennità di frequenza legata al concetto della frequenza di centri di riabilitazione e recupero, diciamo la finalità formativa, già si fa un passo notevole in avanti. Dall'altro chiaramente lato, l'aspetto economico, che è un aspetto risarcitorio, fra virgolette, per quello che ti è capitato. Si compare subito e manifesta che questa etichetta di minore invalido è inappropriata, è fuorviante e stigmatizzante. In realtà c'è nei requisiti invece un'anticipazione del modello biopsicosociale, cioè il ristoro della capacità partecipativa, che è il vero motivo invece che può animare un intervento di questo tipo. Ricordando che proprio l'articolo 38 recita: ogni cittadino in abile al lavoro è sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, ma l'articolo 3, che è compito della Repubblica,
come sentivamo prima dalla dottoressa Benedetti, rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Insomma, rimangono sempre l'ossatura della Costituzione, che tende proprio, diciamo, a sorreggere anche quelle che sono gli aspetti legislativi. Eravamo e siamo in parte ancora oggi, a mio modesto avviso, impreparati ad un modello valutativo biopsicosociale. Possiamo recitare gli eminenti, diciamo, giuristi, dicendo che sbaglia chi ha interpretato la norma introducendo riferimento a un parametro a contenuto lavorativo che mai si attaglia al minore, sia pure un effetto meramente prognostico. Ortofani e Caniffi che dicono: appare evidente che nel minore non sono correttamente configurabili potenzialità lavorative così da poter esprimere valutazioni di invalidità. Vedete come già cambia completamente, quindi medici legali e giuristi cominciano a discutere seriamente che c'è qualche cosa che non funziona. Allora, funzioni e compiti proprie dell'età. Che vuol dire? Modello medico? Modello astratto, compiti e funzioni svolte mediamente dai coetanei, che però appare un pochino insufficiente perché chiaramente poi dipende dall'età, dall'aspetto evolutivo di questo bambino. Il modello più psicosociale, funzioni e compiti della proprietà intesi come interazione con barriere, facilitatori, è un modello contestualizzato che valuta invece in modo personalizzato. ICF, perché poi evidentemente si ripercorre, si va sui soliti temi, non è che si dice niente, no. Cambia di metodologia, nuove organizzazioni, nuove professionalità a questo punto, perché la valutazione cambia completamente. L'IMS, diciamo, allora, quando dice questa idea, le linee guida dell'IMS per i minori in realtà tendono a voler riassumere quelli che sono gli aspetti di personalizzazione psicosociale comuni a tutti i minori affetti da determinata patologia, dato sì che sarebbe un po' limitativo poi pensare di farne una per una, perché questo era il tentativo, diciamo, i primi passi che si erano fatti in questa direzione. Ricordo che le linee guida sono evidentemente, si appoggiano fondamentalmente sulla medicina dell'evidenza, quindi tecniche e metodologie oggettive ripetibili, confrontabili e riproducibili, qualità dell'atto medico legale, oggettività dell'atto, trasparenza e riproducibilità. La finalità qual è? Creare uniformità di giudizio sul territorio nazionale e garantire certezza del diritto per il cittadino invalido, chiamiamolo come un po' perché è la lezione di legge. Perché dico questo? Perché uno degli aspetti fondamentali è l'omogeneizzazione, cioè non solo l'appropriatezza del giudizio medico legale, ma l'omogeneizzazione, affinché un soggetto non sia valutato invalido in provincia di Sondrio e ahimè o viceversa in provincia di Caltanissetta, cioè che gli opposti geografici possono evidentemente anche, diciamo, tradire quello che è un aspetto di valutazione oggettiva. Evidentemente c'è un'inadeguatezza, e qui vado un momento sul tecnico, delle tabelle del 5 febbraio del 92. Cito le tabelle perché alcune patologie non sono proprio, addirittura proprio evidenziate, cioè non esistono. Calcolate che dal 92 ad oggi alcune patologie, la storia naturale di alcune malattie è cambiata completamente. Nel 92 appena, a malapena si faceva la risonanza magnetica nucleare, dico un dato oggettivo che si tocca. Attualmente l'RMN sono uno dei metodi diagnostici di immagine più diffusi, questo solamente per dire una sciocchezza, ma anche su altre tecniche, non solo di diagnostiche, ma con aspetti terapeutici e prognostici soprattutto. E quindi si faceva largo ricorso a criteri analogici, diciamo, di tipo soggettivi, e qui entra proprio l'aspetto della soggettività della valutazione, perché quando non ti trovo alcune malattie, sono costretto evidentemente a inventarmi dei voli pendarici per avvicinarmi a alcuni che hanno dei tratti comuni dal punto di vista sintomatologico, perché poi questa è la situazione.
Brevemente diciamo che avevamo noi stessi emanato delle linee guida, che poi delle tabelle, che poi sono rientrate per una certa resistenza, questo lo dico pubblicamente, perché c'era una certa resistenza da parte delle regioni, via dicendo, questa è la verità, c'era un fatto noto, e quindi le abbiamo fatte noi nostre come linee guida. Certamente forse non erano la panacea di tutti i mali, ma obiettivamente almeno riportavano un po' di concetto, diciamo, di adeguatezza rispetto ai tempi e all'evoluzione della scienza medica. Quindi, riassumendo, le linee guida sono valutazioni percentuali per principali patologie e indirizzo di accompagnamento. Le specifiche che sono state emesse, le ho citate alcune, minori con patologia neoplastica, SLA, sclerosi multipla, autismo. Quindi vedete che i temi toccati erano i temi evidentemente caldi di una epoca anche dal punto di vista sociale. Faccio un esempio per quanto riguarda la malattia rara, fra virgolette, un pochino, che è un po' lo stigma proprio di tutto quello che abbiamo fatto, la fibrosi cistica. Perché? Perché mi sono molto battuto anche personalmente, siamo andati anche a Trento con la LIFC addirittura, perché la provincia autonoma di Trento e Bolzano non accettava le nostre linee guida. A un certo punto mi si è avvicinato, mi ha detto: in Italia forse fate così, ma qui non si fa. E questo è un atteggiamento, adesso per carità, che un istituto poi appunto, poi un istituto nazionale, quindi veramente il fatto che ci si vada a confrontare su alcune cose era francamente, l'ho fatto col cuore di accompagnarli, perché veramente mi sentivo di farlo. E poi loro ne hanno convenuto. Ma perché dico? Perché questo era l'aspetto di una malattia, ripeto, rara, federale forse la più frequente, non c'è dubbio, sì, per la sua frequenza, e tra le meno rare. E perché è lo stigma? Perché ci siamo accorti che era un pochino, diciamo, l'esempio di qualche cosa che andava esplorato con difficoltà da parte delle commissioni, perché si vedeva il bambino che magari in quel momento era paffutello, godeva di apparente buona salute, ma non si contava del becco della sofferenza dal punto di vista diciamo sia della famiglia sia del bambino, perché quel bambino comunque era aggravato da una malattia permanente con caratteristiche della permanenza, della cronicità e di l'ingravescenza. Quindi l'occhio faceva la sua parte rispetto, diciamo, all'esteriorità, ma la situazione era ben differente. Vi faccio sempre questo esempio perché vi riporto addirittura che cosa riprendeva delle vecchie tabelle, che sono le tabelle vigenti, perché io parlo sempre di vecchie tabelle, ma sono tabelle vigenti. Addirittura l'azione è fibrosi cistica del pancreas con pneumopatia cronica, bronchiettasia congenita associata a mucoviscidosi, cioè, diciamo, terminologie, idee, situazioni, insomma, veramente di altri tempi, ma tant'è, questa è la situazione. Ecco perché poi non ce ne siamo usciti proprio con le linee guida. Ecco, è la risposta logica a quello che dicevo. Qui finisco, però ripropongo il discorso. Il bambino è chiamato a una serie di azioni terapeutiche difficili per la quale necessita dell'affiancamento e dell'intervento dell'adulto. Questo è il discorso che facemmo proprio ai colleghi, diciamo pubblicamente. Allora, l'aerosolterapia o la manipolazione di strumenti anche la somministrazione di enzimi pancreatici, la fisiopatologia respiratoria, la preparazione e somministrazione della dieta alimentare particolarmente curata, l'accompagnamento periodico ai centri, sono delle difficoltà per le quali risulta indispensabile senza o l'aiuto di una figura di adulto, cioè la mamma. Quindi famiglie che si dissolvono intorno alle esigenze di questi bambini. Non solo, ma poi nella fanciullezza e nell'adolescenza il bambino acquisisce importanti e graduali autonomie, però mantiene sempre la necessità della vigilanza e dell'affiancamento dell'adulto esperto. Quindi che cosa vuol dire? Che tutto l'aspetto della malattia dovrà essere concepito per meglio comprendere quale poteva essere l'apporto e quale l'aiuto che questo bambino con questa patologia richiedeva. Queste motivazioni ci hanno portato effettivamente ad avere dei notevoli successi, per cui adesso possiamo definire che
discreta serenità. Io spesso appunto scherzo con gli amici della LIF dicendo: c'è, ma non ancora un caso bellissimo. Sì, certo, no, non ci nascondiamo mai, i casi esistono, le problematiche esistono, non ci nascondiamo dietro un dito e ci saranno sempre. Quello che io affermo qui è che bisogna fare di tutto perché queste cose però vengano superate. Grazie. Grazie infinite, Raffaello Migliorini, è davvero una splendida esposizione, mi auguro che lei possa trattenersi ancora un pochino per poi fare l'intervista, grazie.